Un agguato è avvenuto in piena notte domenica scorsa all'ingresso della variante della strada statale Piandassino dalla rampa che risale dietro lo stadio Barbetti dopo la partita di Coppa Italia che si è disputata tra Gubbio e Fano. Il pulmino che trasportava i tifosi del Fano è stato attaccato da circa una trentina di ultras del Gubbio che hanno invaso la strada bloccando il mezzo marchigiano, minacciando e insultando i membri all'interno e gettando contro il mezzo anche dei sassi. Sono andati in frantumi dei vetri del pulmino con gli occupanti impauriti della scena e preoccupati per il contesto minaccioso. Sul caso indaga la Digos e i carabinieri della compagnia di Gubbio, i quali stanno raccogliendo tutti gli elementi disponibili per ricostruire i fatti ed emettere i provvedimenti punitivi verso i responsabili dell'agguato nei confronti della decina di tifosi fanesi che stavano rientrando a casa avendo come apripista un'auto con lampeggiante della polizia. Non sono esclusi anche altri risvolti del tipo penale con gli agenti delle forze dell'ordine decisi a fare chiarezza mettendo in atto tutti i sistemi di indagine nel ricostruire la vicenda. Da verificare anche l'eventuale coinvolgimento di una decina di ultras del Forlì che hanno seguito la partita opponendo anche uno striscione. Non si esclude la premeditazione dell'agguato in quanto alcuni tifosi hanno lasciato lo stadio prima del fischio finale della partita. Per questo motivo gli inquirenti stanno reperendo filmati che potrebbero essere registrati dagli impianti di videosorveglianza della zona. Il pulmino è stato preso dalla società sportiva fanese a noleggio e dunque adesso si attiveranno le procedure per la riparazione. Qui parliamo di un danno di 3-4 mila euro, perciò c'è una franchigia di 200 euro, significa che con 200 euro i ragazzi se la passano. Naturalmente già è una grande cosa perché naturalmente diamo queste garanzie ai nostri clienti di assicurazione, casco, protetti, insomma, franchigia che c'è, ma 200 euro di fronte ai 3-4 mila euro per i ragazzi è un minimo. Sul caso è intervenuta anche la società sportiva rappresentata da un delegato ai rapporti con la tifoseria. Il nostro gruppetto di tifosi che viaggiava su un pulmino all'altezza della variante sarebbero stati tra virgolette attaccati da un gruppo di una ventina poco più di tifosi del Gubbio, una sorta di sassaiola, avrebbero rotto un vetro sarebbe saltato anche un vetro del pulmino. Da quel che risulta a me non credo, non penso si sia fatto male nessuno, sono scesi, hanno fermato il pulmino, sono scesi. Da lì poi non è successo niente, sia perché i Gubbio da quello che mi dico, una parte sono scappati, sia perché nel frattempo poi è arrivata anche una pattuglia della polizia e quindi da lì poi dopo, insomma, sono ritornati a Fano, col pulmino.